Benevino, come siamo? Bene. Ma senti, mi sembra che ultimamente hai cambiato un po' metodo. Allora, sei sempre stato, insomma, moderato, uno tranquillo. Adesso vedo video, insomma, un po', diciamo, particolari sul tuo blog. E lettere tirate fuori dai cassetti, pubblicate sempre così. Mi ricordo un po' qualcuno che fa queste cose. Un certo consigliere comparato. No. Ex consigliere. Ex consigliere. Sì. Vabbè, a parte adesso, sì, così le battute, insomma, adesso, al di là dei contenuti che sono stati messi, possono essere anche interpretati, ragionati, certo, eccetera. Però mi sembra che ultimamente hai tirato fuori un po' di cose un po' pesantine. C'è questa qua ultima che è anche sui titoli dei giornali locali di oggi, sul trasporto. Pubblico locale della CTV, certo. Insomma, sono temi... Insomma... Ma c'è da fare una riflessione rispetto a questo, che io ritengo sia un segnale che indirizziamo nei confronti del sindaco e dell'amministrazione comunale. E cioè, quando l'ambiente principe per le discussioni, che è l'emiciclo del Consiglio Comunale, non viene preso in considerazione in maniera seria da parte della maggioranza, della giunta e del sindaco. E mi spiego, noi abbiamo sempre detto all'inizio della stagione della giunta Casson, un anno fa, siamo disponibili al confronto, ai suggerimenti e aiutare questa amministrazione a far uscire dalle secche l'economia e i problemi di Chioggia. E abbiamo dimostrato in un anno, con grande moderazione, mordendosi a volte la lingua e facendoci violenza rispetto a tante cose che non andavano, per dare un indirizzo a una nuova stagione della politica che però dovesse in maniera reciproca interessare entrambi gli schieramenti. Da parte nostra abbiamo fatto bene, da parte loro hanno fatto male, anzi malissimo. In Consiglio Comunale non si può dire che su un argomento importante si lascia lo spazio solo di 5 minuti per parlare. Non si può dire un provvedimento che va avanti a colpi di maggioranza, dopo tutta la disponibilità a dare suggerimenti, a cambiare le cose insieme, a fare le cose fatte bene. Non si può neppure non rispondere alle domande serie e sensate che abbiamo fatto. Ad esempio, e questo è un problema che riprenderemo, una delibera del Consiglio Comunale dell'agosto di 2 anni fa obbligava gli uffici a creare un capitolo di bilancio per la monetizzazione dei parcheggi rispetto al piano casa. Questo capitolo di bilancio attualmente non è rubricato. I soldi che sono venuti su dalle monetizzazioni non ci hanno saputo dire dove sono stati spesi, e invece c'era l'ordine del Consiglio Comunale di creare nuovi parcheggi, nuovi spazi, standard, e così non è stato fatto. Siamo arrivati al punto di ricevere segnalazioni da cittadini. Le abbiamo sempre ricevute, le segnalazioni dei cittadini, ma a noi non interessa il gossip, non interessa la visibilità, sì, la visibilità per aizzare le folle nei confronti di un'amministrazione che è in difficoltà, sia per il clima economico, politico che c'è in generale, ma sia perché c'è un forte immobilismo di questa amministrazione. Però è giunto il momento di dare un segnale che io spero si vada anche a scemare, insomma, non è questo che ci interessa, cioè fare la opposizione in maniera extra consigliare, perché i cittadini ci hanno votato per fare il nostro dovere in consiglio. Noi continueremo a farlo in consiglio. Se ci sarà un grado di apertura, di dialogo, di collaborazione, di corrispondenza, tutto quello che si vuole, che c'è già in parte in alcuni membri dell'opposizione, della maggioranza, dei consiglieri di maggioranza e di qualche assessore, però per la maggior parte di coloro i quali stanno governando questa città questo non c'è. Di conseguenza ci siamo confrontati come PDL di intervenire in maniera così dura, e anche perché non potevamo deludere i nostri cittadini, i nostri elettori, che ci segnalano delle cose che noi non avevamo e che oggi invece abbiamo tirato fuori nell'ultima volta che è arrivata, insomma, sulle nostre email, sulle nostre cassette, anche addirittura in provincia. Vuol dire che alcune cose se le mandano in provincia perché hanno anche paura ai cittadini. Non è un bel clima, insomma. Non so se ho spiegato bene, spero di non essere frainteso. No, beh, insomma, a me sembra evidente
cioè il vostro intento, cioè dici piuttosto che, visto che noi diamo la disponibilità e il consiglio ci nella migliore delle ipotesi ci snobbano, a questo punto preferisco, visto che anche i cittadini mi fanno queste segnalazioni, tipo anche quella lettera che l'avete pubblicato. Penso siano dipendenti a CTV o penso che siano anche qualcuno della maggioranza, non so da chi provengano queste cose, perché un'esperienza che ho avuto con l'altra giunta, a volte sono proprio quelli di maggioranza che mettono i bastoni tra le ruote, non so per quali loro motivi. Ovviamente tu sai anche che quando si utilizzano questi strumenti, tu sai che dopo voglio dire, in un certo senso ho già dato io, nel senso che sì, tu sai che quando tu fai un po' di azioni dopo ci sono sempre delle controreazioni, quindi... No, ma chiaro, adesso sono state fatte anche, mi rendo conto che a volte su queste cose vengono fatte anche delle forzature perché ce lo chiedono, ma ce lo chiedono in maniera molto peggiore, in maniera peggiore anzi, di farle, ma io non ho nessun problema anche a chiedere scusa se ho offeso la sensibilità o la sfera, diciamo... etica delle persone, che comunque non ho niente contro personalmente alle persone che sono coinvolte, non faccio nessuna fatica a chiedere anche scusa se posso aver esagerato eccetera, sono il primo a dire ho sbagliato a fare questa cosa se mi viene sottolineata. Però un'altra cosa aggiungo, pensa, questa è una chicca che la voglio dare in anteprima a Chioggia Azzurra. Grazie. Mi hanno chiesto di fare un esposto contro quelle frasi indegne che sono state fatte da un amministratore nei confronti delle affittacamere, che non ripeto ma che rimando a vedere il video. Io ho risposto che se qualcuno si sente offeso, io non sono affittacamere, io sono un politico che fa una battaglia, però loro mi hanno detto tu dovresti fare l'esposto perché è un'opposizione blanda, pensa, nonostante che facciamo queste cose siamo un'opposizione blanda. E ho detto ma perché non lo fate voi? E loro hanno paura a farsi vedere, a fare l'esposto, fatelo come categoria, fatelo come gruppo. Però di categoria. Adesso, sta per dire. Mi prenderò le critiche, chi dice, qualcuno mi critica che dice che appoggio la maggioranza, io non appoggio la maggioranza. No, assolutamente. Però Beniamino, allora, tu hai fatto bene, ho fatto anche opposizione, sì, anche all'interno della maggioranza, sai che non. Certe volte a un certo punto uno deve fare delle scelte, insomma, non si può tirare indietro. Uno... E io sono contento sinceramente di vederti meno moderato e più, diciamo. Sono sempre io, non è che io voglio solo dare un segnale. Vabbè, comunque voglio dire, quel passaggio che c'è stato in Consiglio Comunale, per carità, sì, lo possiamo criticare. Sicuramente Mauro Mantovani, perché stiamo parlando di Mauro Mantovani, si sente la voce è la sua, insomma. Ma a mio avviso è una cosa detta in un momento in cui non pensava di essere registrato. Tutti noi, se stiamo parlando in forma privata, a volte possiamo avere delle espressioni, diciamo, magari un po' crude, capito? Sicuramente è sbagliato. Sicuramente è sbagliato. Ma infatti nella stampa ho detto solo che chieda scusa. E a mio avviso dovrei chiedere scusa. Sì, ma a mio avviso dovrei dire, guarda, queste cose non sono cose, perché io non credo che effettivamente siano cose che pensa. Se un dramma non lo fanno chi è stato offeso, no, non sono certo io a fare un dramma. Di stato... Fare gli esposti su questa cosa, secondo me ma lasciamo sì, il tempo che trovo. Perché sono l'ultimo che va dalla Procura della Repubblica. La maggioranza è in difficoltà, se avessi vinto tu le elezioni. Comunque dici che è lui l'assessore, ci sono altri, vabbè, lasciamo il beneficio del dubbio. Tu sei furbo perché fai dire me, insomma, la voce la conosciamo, si sa che Mauro Mantovani che è un amico, ma è una persona che io stima di Mauro Mantovani, per carità, in quel frangente secondo me ha sbagliato, voglio dire, come anch'io a volte in Consiglio Comunale, tu ricordi che ho fatto degli interventi che poi mi sono pentito e senza nessuna pressione, nessuno mi ha detto chiedi scusa, io, se ti ricordi, sì, no, ma chiaro, sì, alla prima occasione utile ho chiesto scusa al consiglio perché a volte ho avuto delle reazioni troppo esagerate che non meritavano. Su questo ci assomigliamo. Quindi voglio dire, no. Però c'è un altro passaggio che c'è nel tuo intervento sul tuo sito, che dici, parlo del discorso della CTV, dove insomma quello è un po' pesantino, perché dici la CTV medita di lasciare il ramo d'azienda, dice l'articolo. E praticamente fai capire, lo dici, che c'è qualcuno vicino a un consigliere regionale, quelle tra parentesi che qualche malelingua potrà dire che magari la cooperativa è vicina a qualche consigliere regionale locale. Questo ero indeciso tra Lucio Tiozzo cooperative rosse o Tesserin cooperative bianche, è perché insomma. Oppure forse anche fuori. Ma quali sono le cooperative bianche? Che i Cellini? Il Veneto è una,
Regione Bianca. Qua adesso, allora, prima assomigliavi più a Adriano Comparato, adesso mi sembri più vicino a qualche ex politico democristiano. Ah, sai che mi ha ripreso anche Matteo Pezzi in consiglio che sono troppo democristiano. Vabbè, insomma. No, comunque. Ma perché quella comunque era un'insinuazione che non si dovrebbe fare in politica, però siccome me l'hanno spinta, eccetera, l'ho messa perché. Viva Dio, insomma, fai una cosa, la fai fino in fondo, segnali. Ho detto che è una mala lingua comunque. Non va evidenziata la seconda parte, dico, le male lingue diranno sicuramente così, perché è così che dicono in giro, capito? Ho capito. Ma adesso con sta CTV come la vedi? Allora, innanzitutto il sindaco ha promesso faremo un controllo serrato dei conti in campagna elettorale, l'ha detto il giorno dopo aver vinto. A CTV ha un bilancio complessivo di tutta la sua azienda, mentre abbiamo un contratto d'azienda, un contratto solo per il trasporto pubblico urbano che si perde dentro il calderone di questo bilancio. Poi, secondo, quindi i conti nessuno li ha fatti, neppure in Veritas, neppure in SST, infatti stiamo pagando le conseguenze, se vedi i fatti parlano chiaro, non aggiungo altro. Secondo, il trasporto pubblico locale è essenziale, però se non si mettono in campo tutte quelle manovre politicamente per creare un piano urbano del traffico e della mobilità in cui uno che parcheggia negli spazi appropriati, e io sono il primo magari a non parcheggiare negli spazi appropriati, sono un cittadino come un altro che a volte per fretta eccetera, però uso la macchina, userei più volentieri la corriera se ci fosse qualche deterrente per dire la macchina in città la usi solo se hai bisogno, non per fare la passeggiata. Io sono uno che usa tantissimo la macchina perché lavoro fuori, perché vado in provincia, perché lavoro a Chioggia, perché devo correre in consiglio e anch'io sbaglio come gli altri cittadini. E quindi è colpa mia, è colpa del cittadino quando sbaglia, ma se la politica non fa nulla per cambiare questa mentalità, questa è la nostra vita, ma in tutte le città vale. Ma quindi tu in questo contesto tu sei stato candidato sindaco del PDL, bisogna aumentare. Tu cosa faresti se fossi sindaco per cercare di migliorare questo problema dei trasporti? Cioè non è che siamo di faccia soluzione. Serve un piano urbano del traffico e della mobilità per creare le condizioni che la macchina venga usata di meno e di più il trasporto pubblico. Secondo, la CTV deve controllarli questi portoghesi, come vengono chiamati, coloro i quali utilizzano il servizio senza pagare. Poi è anche vero che abbiamo una serie di esenzioni over 65, cioè mia nonna che ha più di 65 anni non paga la corriera, eppure ha un reddito, che una pensione, siamo fortunati ad avere una nonna che si automantiene, però se vuole non paga. E invece è giusto che chi ha un modello ISE sotto i 13.000 euro non paghi il biglietto, non chi ha una certa età. Perché se uno ha una certa età e se lo può permettere è giusto che paghi il biglietto, secondo me. Però ti dico queste cose a livello emozionale, non è ragionato, perché per decidere queste cose bisogna fare riunioni, ma soprattutto bisogna coinvolgere la città, i sindacati, i dipendenti CTV e anche i consiglieri comunali, per ultimi magari, ma almeno avere una lettera da un cittadino e io non so niente. Sì, questo è onestamente grave, perché anche a livello di opposizione, cioè, è un passaggio che va fatto, c'è questa proposta qua, no? cosa ne pensi? Insomma, voglio dire, questo qua è una cosa effettivamente. Parliamone, cioè noi avevamo delle proposte in campagna elettorale, se il nostro programma elettorale solo quella parte poteva andare bene, ragioniamo per trasformarle, se la fanno anche loro, fanno bella figura loro. Anche perché in questo momento, voglio dire, c'è un governo tecnico che è supportato da quasi tutte le forze politiche. Sì. Ci sono, con l'ultima tornata qua all'interno della provincia di Venezia, ci sono dei comuni che sono retti da addirittura dal Partito Democratico. Sì. Dal PDL. Quindi voglio dire, non c'è niente di. Ma non è una questione di etichette, è una questione di persone, di umanità, di relazioni, che io comunque ce le ho buone, non so dopo sti video, queste cose, cosa succeda. Ma però li sento un po' arrabbiati. Ma è giusto che siano anche arrabbiati, perché magari abbiamo fatto delle forzature, eccetera. Però è un segnale, ripeto. Questo qua non è il nostro stile, il nostro modo di far politica, andare alla Procura della Repubblica, fare le Iene o fare Striscia la Notizia. Noi vogliamo fargli un consiglio, dateci la possibilità, per piacere, caro sindaco Giuseppe Casson, di fare opposizione in consiglio, ascoltando quando le proposte sono buone, approvandole magari, e magari spiegandoci la bontà dei vostri provvedimenti invece di prenderci in giro. Grazie.